Prego, si accolga. Buonasera. Ci dica cosa è successo. Davanti a me è morto il mio migliore amico. È terribile. Si è arrabbiato con me e il suo cuore non ha retto. Perché si è arrabbiato con lei? Da parecchio tempo gli affari andavano male. Le cause sono molteplici. E poi con i soci che hanno fatto entrare Leo e Laura, e che sono i loro rispettivi compagni, la situazione non è migliorata. Anzi, io ho provato a portare qualche cambiamento con l'aiuto di Sandro. Questo ci ha portato a discutere spesso. Leo era stressato da troppo tempo per motivi economici. Evidentemente il fisico ha ceduto. Si spieghi meglio. Stasera avremmo dovuto convincere Leo ad accettare l'idea di seguire nuovi sbocchi commerciali per la società. Ci lavoravamo da parecchio tempo, nonostante Leo non fosse d'accordo. Sandro mi fece cenno, indicandomi che era il momento giusto per tirare fuori l'argomento e convincere Leo. Posso prendere gli enormi mercati che abbiamo aperto per uscire dalla crisi? Mi girai verso di lui, proposi il brindisi e evidentemente ha iniziato ad agitarsi. Ha provato anche a rispondermi, poi... Poi si è sentito male. Ho condiviso una vita con lui. Adesso anche la morte. Va bene. Può... Può rispondere ad un'altra domanda? Sì, va bene, ma facciamo in fretta. Perché questi nuovi sbocchi commerciali non piacevano al signor Tasselli? Beh, sono lavori che ci procura Sandro. Talvolta sono, diciamo, non propriamente trasparenti. Nulla di illecito, sia chiaro. Però ci è capitato anche di pagare qualche multa. E comunque non sono io che devo dirvi queste cose e non dirò altro. Sono stanco e non voglio stare a perdere tempo con voi e me ne vado. Me ne vado! Capisco. Se serve la chiameremo. Sì, la chiameremo.